cari amici, che con tenacia inaudita mantenete in vita le puntate di iQuart, la mini fiction che elargisce gratuite vitamine d'arte, quelle da prendere ad agio con il contagocce gigante. iQuart è il programma, ormai lo avete imparato tutti a memoria, breve mai banale e molto concettuale. Preamboli terminati, vai con l'haiku megafonico e nipponico maccheronico. Do chirano yubi, gashorai korerano akayana ni furero de shou ka. Ormai non capisco più se di fronte a me c'è il mio compagno di vita oppure Akira Kurosawa. Ah, però. Il sublime regista di Rashomon, un film bellissimo, ma per vederlo senza fare la fine del tragico Fantozzi bisogna essere predisposti, e allora traduco, che è meglio. Traduci. Quali dita toccheranno in futuro quei fiori rossi? Oh, Lady Olga del Volga, ottima traduzione, complimenti, tu e Mariko Mori, praticamente no, due gemelle proprio separate alla nascita. Abbiamo davvero anche oggi l'haiku doc che cade ad hoc, perché ammirate che meraviglia dietro di noi, che fiori Olga e che dita, e a te la parola allora per i dettagli tecnici, acculturaci. L'opera si intitola Venere Verticordia, realizzata da Dante Gabriel Rossetti nel 1864 e misura 81,3 x 68 cm. E qui voglio vederti nella pronuncia di dove troviamo il quadro. A te la parola ancora. Allora, diciamo che si trova in Inghilterra. Bournemouth. Ecco, al Russell Coates Museum. Oh, brava. E? E lì mi fermo. Vai avanti. Di questo capolavoro, che è di una bellezza veramente da togliere il fiato, esistono due versioni, un dipinto a olio e un acquarello. Dante Gabriel Rossetti è pittore e poeta britannico, ma di italiche origini. Lo tradice il cognome. Esatto. Tra i fondatori della confraternita dei preraffaelliti. Ah, magnifici. Sublimi. Unici. Nei suoi capolavori, di un evidente simbolismo. Lo capite già ammirandolo di primo, certo, colpo d'occhio. Le donne, le protagoniste assolute, angeliche nella prima fase e via via sempre più fatali. Diciamo fatali. Sì. Venere Verticordia vuol dire letteralmente Venere che apre i cuori, ma è una Venere molto molto particolare, perché non incita, cara la mia Olga, ai piaceri d'amore come la Venere tradizionale, ma al contrario, perché lei invita a evitarli per mantenere la nobiltà dell'animo, e per tale motivo nel dipinto abbiamo tante farfalle, guardate bene, perché la farfalla infatti è emblema di mutazione, e qui è evidente l'analogia con la trasformazione operata da Venere nei riguardi di quei cuori in cerca di facili allegrie, praticamente li riporta sulla retta via. Esatto. E ci sono poi due potenti simboli che la fulva creatura tiene tra le mani. La freccia di Cupido, il dispettoso angioletto alato, monellaccio, che accende le passioni irrefrenabili, e la mela di Eva, origine del peccato. E tenere tra le mani questi elementi significa saperli dominare, controllare, naturalmente. Certo, il pittore ama affiancare il bene al male. Guardate la chioma fiammeggiante della dea. Dall'antica Roma a tutto il Medioevo, tale colore di capelli era abbinato al peccato. Ma qui la divinità però ha pure un'aureola. E l'aureola appartiene unicamente a chi, Olghetta mia? Ai santi, lo sanno tutti. Ovvio. E già che ci siamo, siamo in vena di questi significati opposti, ti dico che la rosa qui presente in quantità può significare passione oppure castità, bellezza e anche decadenza. Non capisco però cosa esprima il piccolo uccello bluette nell'angolo in alto.
Guarda, non ne ho davvero la più pallida idea. Magari piaceva all'autore. No. Un tocco di blu tra tante tinte calde. No. Un puro tocco decorativo, un volatile piumato per farci parlare, per dare un po' di brio ai neuroni. Non credo. Beh, e allora proviamo a chiedere ai nostri amici come giustificano l'uccello in questo dipinto altalenante tra amor sacro e amor profano, tra peccato e virtù, tra santità e licenziosità. È un'ottima idea e ricordiamo al gentile pubblico che l'arte non è una formula matematica, no, perché come diceva Umberto Eco, è un'opera aperta, perché è aperta a qualunque interpretazione, per cui entrate in empatia con l'opera e... mandateci anche la vostra personalissima esegesi. Certo. Ne saremo davvero molto felici. Molto, molto, molto. E per farlo inviate la solita mail al solito indirizzo, ovvero alfonsomaffini@libero.it. Inviate, inviate, inviate e non perdetevi mai, mai, mai e poi mai le puntate di Aiku Art, ovvero l'arte mignon, quella che volteggia dai dipinti alle canzoni. Baci e abbracci e ricordate che l'arte fa muovere i neuroni della mente come ingranaggi in movimento e non privatevi perciò di nulla, ma non privatevi in particolare delle vitamine d'arte, quelle in gocce abbondanti di Aiku Art.